Ok, puntata 2. Allora, innanzitutto volevo dire. Catortos! Cosa cade sempre? Volevo dire. Secondo me i miei video diventano sempre fuori sincrono perché carico su YouTube direttamente il MOV, cosa che ho fatto, ho iniziato a fare da un po', ma all'inizio caricavo sempre l'MP4. Quindi adesso tenterò di. Questi due video li carico come MP4, quindi ditemi se è fuori sincrono. Comunque più lavoro fa l'MP4. Allora, Massimiliano Sconda. Ciao, ti vorrei chiederti una cosa. Dovrei mettere della musica su un sito attraverso un player? Vabbè, te l'ho già detto. Wimpy! Sei proprio un Wimpy, Tutorial. Allora, tutorial su altri programmi di Adobe li farò, ma a me piacciono fare i primi passi, no? Perché se fai i primi passi puoi dire quello che vuoi, anche cose stupide. Invece se fai quelli avanzati, dopo devi andare nell'avanzato, eh. Comunque, adesso ne farò uno avanzato. Forse, non so. Prossimo Weekly. Come fa? Guardavo la foto di Weekly, ma non è la sua foto. Sembra mia nonna. Sembra strano che mia nonna mi chiedesse: come fai a far partire il video in automatico sul tuo canale appena si vede? Allora, è una cosa che non lo so. L'ha fatto a YouTube. La fa solo con i migliori 10 persone al mondo. Ma io non ho toccato niente. Anzi, io, il canale mio di YouTube, non ci vado mai. Anzi, ho visto che ci sono dei commenti, ma non riesco a rispondere, non lo so. Non lo so. Chiedi a YouTube. Tanto zero. Ciao, conosci la tecnica del tilt shift? Per me è fantastico. Ho guardato, non lo conoscevo per niente, però è una stronzata secondo me, perché praticamente tilt shift, da quello che ho capito, fai. Allora, o metti la lente della fotocamera sfasata, ci sono degli adattatori, e praticamente l'immagine ti viene quasi tutta fuori fuoco, tranne un punto a fuoco. No? Però, io pensavo di aver inventato io, però, pensavo di aver inventato io sto trucco, no? A me piace quando. Soprattutto di notte, no? Fai una foto, ma mentre schiacci la foto, schiacci per la foto, però devi mettere anche un'esposizione un po' lunga, altrimenti è troppo veloce. Mentre schiacci, fai anche lo zoom, no? Quindi viene tipo un effetto e poi si vede la foto. Infatti l'ho fatta in alcune foto, è molto meglio. Però non lo so, questo tilt shift, da quelle che foto che ho visto, non mi sembra così interessante. Mi piace molto di più le foto height range dynamic, quelle lì, no? Quelle che anche si possono, cioè si usa Photoshop anche perché fai una foto con tre esposizioni diverse, con varie insomma, c'è praticamente una combinazione di varie foto in un'unica foto, in modo che praticamente la foto, che sarebbe impossibile da realizzare. Mettiamo una foto dentro una chiesa. Praticamente tutti i particolari sono belli luminosi, si vedono bene, no? Perché nella chiesa ovviamente ci sono un sacco di ombre e sarebbe impossibile fare una foto così. Poi questa tecnica si usa anche più a livelli estremi, che alla fine viene una specie di disegno, no? Però non ho fatto nessuna prova. Comunque ci proverò. Comunque Photoshop lo fa, sta cosa la fa. Ciao. Automaticamente la fa. Ora, vivere senza regole. Abito in Florida. Tra l'altro hanno cambiato l'ora ieri. Adesso quando mi sveglio è notte fonda, che sono le 7. Ma non so perché hanno cambiato l'ora così presto sto giro. Che poi ieri per mettere a posto l'ora ci ho messo un'ora. Sto fantastico orologio che mi hanno regalato è un casinissimo. Il Citizen Radio Control modello Eco Drive, cinturino in titanio. Questo qui, sì, avendo il cinturino in titanio,
È molto leggero, anzi più leggero dell'aria, e mi vola via a volte. Cioè, se non l'avessi attaccato al polso, questo vola via, perché il titanio, come tutti sanno, è un materiale più leggero dell'aria. Poi è un orologio molto bello, faccio vedere. Però la cosa bella è che allora il quadrante è un pannello solare, e quindi praticamente teoricamente la batteria non la dovresti cambiare mai tutta la tua vita. Devi cambiare la batteria solo ogni 105 anni, perché si ricarica automaticamente col sole, no? Poi l'altra cosa bella è che è radio controllato, quindi arrivano le onde dalla centralina e si automaticamente si aggiorna. Però questo qui è me l'hanno regalato dall'Italia, è un mio fans, eh? I fans mi hanno regalato questo orologio e mandatemi qualcos'altro, no? Ed è settato con per ricevere le onde dalla Germania, e quindi qua non va. Però questi radiocontrollati ci sono anche in America, quindi secondo me il modo per mettere la frequenza americana c'è. Però non so, ho scritto al presidente del consiglio, ho scritto alla Citizen Italia, alla Citizen americana, nessuno mi dà risposta, porca pozza. Ho scritto a Calderoli, non mi dà risposta. Ma mi volete dire come si fa a cambiare il coso? Guarda, te schiacci praticamente così, schiacci questo, praticamente la lancetta dei secondi va lì, però punta che dice, ah, non hai ricevuto nessuno. Però se lo tieni premuto vai in ricezione, e adesso sta ricevendo, però non riceve un cavolo. Poi basta. Poi c'ha la ghiera che si gira qui, e praticamente ci sono tutte misure, una specie di regolo. Quindi se io voglio calcolare il consumo in galloni di un aeroplano andando a Mach 3, basta regolare qui e poi te lo dice. Poi ci sono anche cioè, perché questo è siccome mi ha regalato mio fratello che fa il pilota, no? Di aerei. Allora c'è tutte queste misure che non userei mai. Come convertire i nodi marini in chilometri all'ora? Utile, però fa teoricamente fa anche la radice quadrata, che un regolo. Allora, radice quadrata di 17 si mette lì, ma è un gran casino, non ci ho capito niente. Poi no, a me piace più quelle cose tipo la calcolatrice, no? Dove schiacci i bottoni. Comunque, niente. Ciuschi dorme. Vi faccio vedere l'ultimo ciuschi che ho comprato. Ah, sembrerebbe una normale scopa, invece è una scopa elettrica, no? Si spazza, però è anche elettrica, e quindi tira su. Perché la scopa normale, ma stufata e pallosa, invece questa scopa è bella. È un'offerta speciale, $35. Poi altre cose. Poi ho comprato il tostapane nuovo, non ve l'ho fatto vedere ancora. Poi ho comprato ciuschi nuovo. Sì, praticamente sono tornato al negozio dove mi hanno dato ciuschi. Ho preso un gatto nuovo, bianco, simpaticissimo, bellissimo. Lava i piatti, stira. Perché ciuschi pallosi. Poi altre cose, niente. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti.